Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento dell'informazione dell'Isola d'Ischia. Apriamo subito con la cronaca che ha visto un weekend un po' movimentato. Infatti le forze dell'ordine sono state impegnate su più fronti. Una giovane ischitana ha tentato il suicidio ed è stata salvata da passanti e carabinieri. La polizia ha denunciato due persone per ricettazione e un pericoloso incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato a Forio. Ma a fare notizia venerdì scorso è stata l'operazione della Marina Militare che è dovuta intervenire al largo del mare di Ischia per liberare una nave sequestrata da alcuni migranti. Nel servizio che segue facciamo il punto delle operazioni su quanto è accaduto in questi giorni. Vediamo. È stato un weekend piuttosto movimentato per le forze dell'ordine sull'isola di Ischia. Tutto è iniziato venerdì con una notizia che ha fatto il giro del paese e che ha visto protagonista la Marina Militare al largo del mare di Ischia. Le forze speciali italiane di stanza Brindisi hanno liberato una nave turca con 22 persone di equipaggio, sequestrata da 15 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione al largo dell'isola. La notizia, circolata nel tardo pomeriggio di venerdì, è stata diffusa dal ministro della difesa Guido Crosetto. Gli uomini della brigata San Marco sono intervenuti sulla nave calandosi da due elicotteri della marina per riprendere il controllo dopo che i 15 clandestini, una volta scoperti, hanno creato disordini. L'operazione, scattata quando il traghetto era all'altezza di Ischia, si è conclusa con la ripresa del controllo. Il gruppo di migranti ha tentato il sequestro di alcune persone dell'equipaggio all'interno della plancia di comando. Dopo l'intervento della marina con i militari della Brigata San Marco, i dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene, ha scritto su Twitter il ministro della difesa. Tutto l'equipaggio è stato messo al sicuro in plancia. Secondo quanto si apprende, l'operazione di bonifica della nave da parte della Brigata San Marco è durata alcune ore per cercare altri clandestini a bordo. Successivamente la nave è stata condotta in rada a Napoli e uomini della squadra mobile della questura insieme alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto sono saliti a bordo. Ritornando alle notizie di cronaca isolane, sabato pomeriggio gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Marina a Casamicciola, hanno notato due persone confabulare tra loro ed una delle due alla loro vista ha lanciato un cellulare tra alcune siepi. I poliziotti hanno fermato i due, ma uno di essi, durante le fasi dell'identificazione, ha inveito contro di loro fino a quando è stato bloccato. Inoltre gli operatori, dopo aver recuperato il cellulare lanciato poco prima, li hanno trovati in possesso di un altro telefonino, accertando che nei due cellulari erano inserite due SIM intestate ad altre persone di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Due 22enni con precedenti di polizia, uno napoletano e l'altro dominicano, sono stati denunciati per ricettazione. Inoltre il napoletano è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il dominicano è stato denunciato per non aver ottemperato all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. Infine ad entrambi è stato notificato l'avviso di avvio del procedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nei comuni dell'isola d'Ischia. Domenica sera poi è stata sfiorata la tragedia a Testaccio, lungo la strada che porta alla spiaggia dei Maronti. Una giovane in evidente stato di agitazione ha tentato il suicidio, ma il provvidenziale intervento dei passanti e dei carabinieri ha evitato il peggio. La ragazza, classe 84, originaria di Ischia, affetta da crisi depressiva, aveva assunto diversi psicofarmaci e sostanze alcoliche. Andata in forte agitazione, ha minacciato di lasciarsi cadere da un dirupo in località Belvedere Petrille ai Maronti. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia. La ragazza è stata fatta scendere e trasportata in ambulanza al Rizzoli per gli accertamenti del caso, in forte stato di agitazione. Successivamente ha rifiutato il ricovero ed è stata affidata ai familiari. Sempre nella serata di domenica un brutto incidente si è verificato a Forio. Uno scooterista è rimasto ferito. Lo schianto, per cause dinamiche da chiarire, si è
registrato sulla ex strada statale 270 in località Casale. L'uomo, presumibilmente a bordo del suo scooter, muoveva in direzione Foriocentro quando, all'altezza del distributore di carburanti, ha impattato contro un'utilitaria in uscita dal piazzale del centro carburanti. Un impatto violentissimo che ha sbalzato via dalla sella il Centauro. L'uomo, alla guida del due ruote, ha impattato malamente sull'asfalto, riportando diverse ferite. Sul posto l'ambulanza del 118 per le prime cure del caso ed il necessario trasporto in ospedale. La persona non è in pericolo di vita. Occupiamoci ora di politica e andiamo a Forio, dove è ancora in corso il primo consiglio comunale presso il vecchio municipio del comune del Torrione. La prima seduta ha visto la votazione dei consiglieri comunali e ha giurato il primo sindaco Stani Verde ed è stata presentata la giunta comunale con Albano, La Vista, Savio e Monti ed è stato eletto il presidente del consiglio comunale, sarà Gianni Mattera, mentre Enzo Di Maio sarà il suo vice. Ascoltiamo le prime parole di Mattera. Gianni Mattera, primo consiglio comunale a Forio, tanta emozione sicuramente anche per chi in consiglio c'è già stato, ci sono però anche tanti giovani, quali sono le sensazioni? Le sensazioni, come dicevi tu, sono innanzitutto di emozione perché iniziare una consigliatura e questa in particolare per me che vengo da un'esperienza degli ultimi 5 anni, diciamo un po' con tanta delusione, quindi è come se uno ripartesse da zero, come se fosse il 2003 che proprio a quest'ora, proprio nello stesso posto, ho iniziato la mia esperienza amministrativa con la prima consigliatura di Franco Regine. I giovani sì, e con piacere sottolineo il fatto che in questo nuovo consiglio comunale c'è la presenza di 4 esordienti. E quindi questa non è che è una cosa che può far solo piacere. La giunta già c'è, di conseguenza aspettiamo una formalità, ma insomma sarà il prossimo presidente del consiglio comunale, un ruolo importante, ne hai ricoperti comunque diversi di questo calibro, ma è sempre comunque una responsabilità pesante. Sì, la responsabilità veramente importante, la responsabilità pesante, però è una responsabilità che accolgo con tanto orgoglio e tanto entusiasmo. Diciamo che in qualche modo stasera si chiude un po' il cerchio della mia esperienza amministrativa, diciamo per ricoprire cariche, ho fatto il consigliere, ho fatto l'assessore, ho fatto il vice sindaco e stasera con molta probabilità, diciamo per essere superstiziosi, dovrei essere il nuovo presidente del consiglio comunale, mi manca solamente il sindaco, però come dire nel 2013 purtroppo il treno è passato e non sono riuscito a salirci sopra. Senti, chiudo con un'ultima domanda, il consiglio comunale c'è? Con un consigliere d'opposizione in più avete sperato fino alla fine di guadagnare il 13° consigliere e non ci siete riusciti, comunque quadra trovata, come promesso la giunta è di fatto già stata nominata, adesso bisogna iniziare realmente la fase operativa, per la verità si è già cominciato ad intravedere qualcosa. Sì, giusto quello che hai detto, noi dal giorno dopo la proclamazione del sindaco ci siamo già messi all'opera, anche non essendo titolati, perché la proclamazione dei consiglieri è stata fatta dopo una 15 giorni, però diciamo che già col sindaco abbiamo in sinergia iniziato a mettere mano a quelle che erano le problematiche del paese, ma in particolare diciamo, ci siamo dedicati alle piccole cose, alla cura del territorio, alla cura del verde pubblico, alla pulizia e diciamo che se ne sono già visti i risultati perché ci sono stati tanti attestati di stima. Adesso aspettiamo il conferimento delle deleghe ufficiali e continueremo il nostro lavoro. Io penso che questa è un'amministrazione che darà grandi soddisfazioni per il futuro di Forio. E ora una notizia sulla sanità. Arriva una seconda tacca all'ospedale Rizzoli e Francesco Del Deo, presidente dell'ANCIM, ringrazia il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, il dottor Iervolino, per aver permesso l'arrivo della seconda tacca al Rizzoli di Ischia.
In qualità di presidente ANCIM, ringrazio il direttore generale dell'ASL, dottor Mario Iervolino, per la sua sensibilità, per aver ascoltato le richieste dei cittadini dell'isola d'Ischia e dell'ANCIM e aver soddisfatto una delle necessità primarie della popolazione isolana, dotando il presidio ospedaliero Anna Rizzoli di Laccameno di un secondo macchinario per la TAC. Dopo anni di richieste e di battaglie che hanno visto l'ANCIM scendere in campo al fianco della difesa del diritto della salute dei cittadini, finalmente l'unico presidio ospedaliero dell'isola d'Ischia amplia la sua dotazione strumentale con un ulteriore macchinario salvavita, il cui utilizzo permetterà di evitare faticose e dispendiose trasferte in terraferma per quanti si vedono costretti a sottoporsi a tale indagine medica. Avere accesso ad un giusto livello di servizi sanitari è alla base di ogni società civile e per le isole minori tale diritto è quanto mai vitale. Ringrazio ancora una volta il direttore generale e auguro buon lavoro a tutte le eccellenti professionalità che contraddistinguono il nostro nosocomio di Ischia, dichiara Francesco Del Deo, presidente nazionale ANCIM. Ed ora andiamo ad una notizia che riguarda il turismo. L'inizio di stagione dal punto di vista del flusso turistico quest'anno non è stato dei migliori, ma ha registrato un forte incremento del mercato straniero. Vari sono stati i fattori di questa flessione estera sul mercato d'Italia, tra le quali anche i rovinosi eventi del novembre scorso. A fronte di questi risultati emerge sempre di più l'esigenza di una programmazione turistica mirata. Ne abbiamo parlato con Ermando Mennella del gruppo Federalberghi, direttore dell'Hotel Delfini, che affirma: è sempre più necessario cambiare rotta e puntare sulla qualità dell'accoglienza, migliorando soprattutto i servizi e l'offerta, con un occhio particolare alla nostra identità culturale e gastronomica. Ne è un esempio l'Hotel Delfini della famiglia Buono, che sta investendo proprio in questo senso, offrendo ai clienti una formula esclusiva che punta sulla qualità degli ospiti. Con l'apertura al pubblico esterno del ristorante La Nassa, capitanato dallo chef Nando Porcaro, si vuole puntare ad una ulteriore offerta di qualità. Vediamo il servizio. Stagione non è stato entusiasmante, anche se è incrementato il mercato straniero. Infatti oggi stiamo lavorando prevalentemente col mercato straniero perché c'è una flessione sul mercato Italia, forse dovuto anche agli eventi di novembre scorso sull'isola d'Ischia, che hanno danneggiato un po' l'immagine della nostra isola. Per quanto riguarda invece questa struttura, la famiglia Buono sta cercando di cambiare in qualità, in accoglienza, con un nuovo metodo che è quello là della camera e colazione. È una ristorazione di eccellenza, un ristorante alla carte con un nuovo chef, Nando Porcaro, che delizierà i nostri clienti sia interni che anche esterni, perché il ristorante La Nassa, che è stato chiamato, è aperto anche agli esterni, sia a pranzo che a cena. Qui la location è incantevole ed esclusiva davanti al Castello Aragonese. Avete puntato dunque ad un turismo di qualità, cambiando, invertendo la formula. Certo, non facciamo più la pensione completa, non facciamo la mezza pensione, anche se la teniamo ancora in carta, anche se con un costo molto elevato rispetto a quello che è il normale supplemento della mezza pensione. Però il nostro obiettivo è quello di crescere sul mercato straniero, di dare maggiori servizi in termini di accoglienza, con un nuovo pontile, una nuova pedana a mare, nella fantastica baia di Carta Romana, servita da tutte quelle che sono le esigenze che oggi un turista ricerca, che è la qualità, che è la tranquillità, è un'offerta che risponde alle esigenze di un turista che non è più un semplice viaggiatore, ma bensì uno che vive il territorio. Pertanto anche la nostra cucina si avvale di sapori locali, anche partendo dalla colazione, che è stato il nostro punto
principale di importante di cambiamento, che riguarda anche marmellate, confetture di prodotti locali a chilometro zero. E per quanto riguarda la programmazione turistica come Federalberghi, cosa avete in programma? Noi come Federalberghi stiamo sempre puntando su due aspetti, quello là tecnicamente quello dell'associazione di categoria, che riguarda dare informazione e correttezza ai nostri associati, la formazione, perché Federalberghi Ischia è uno dei pochi al meridione che fa formazione a livello strutturato con i fondi del Forte, che sono fondi del Ministero del Lavoro, pertanto noi puntiamo moltissimo alla qualificazione del nostro personale anche per familiarizzarlo nelle imprese, oggi che manca il personale specialmente in questo periodo. E poi è quello di implementare sempre di più la nostra attenzione sul mercato straniero, la presenza alle varie fiere, l'ultima quella là di Berlino, dove insieme al ministro Santanchè è stata valorizzata in comunione anche facendo sistema, che è quella che cosa che mi piace molto di più, con Costa d'Amalfi, dove all'ambasciata di Berlino è stato presentato la nostra offerta turistica sia di che Costa d'Amalfi insieme, proprio per fare sistema, per scegliere l'Italia, per scegliere le nostre località. C'era un cuoco di eccezione a quella serata, che era Heinz Beck, che è un 3 stelle Michelin, che ha una scuola sui Monti Lattari, pertanto fare sistema nelle varie località della Campania è molto importante. E spostiamoci ora a Casamicciola, dove buona musica e food stellato saranno gli ingredienti della terza edizione di Casamicciola in Festa, la fortunata formula della manifestazione promossa dai commercianti di Casamicciola, ICOM e ICAST, che riparte quest'anno appunto con una formula più rinnovata. Protagonista indiscussa sarà sempre la musica, ma quest'anno ci sarà una novità. Lo chef Tommaso Luongo, prima Stella Verde Michelin, sarà presente con uno stand gastronomico a rappresentanza del Mirto, il ristorante all'interno del Botania Relais, ed offrirà le sue particolari prelibatezze. A patrocinare l'evento, che rappresenta il primo momento di rilancio del territorio in un momento particolare, è il comune di Casamicciola, rappresentato dal neo vice sindaco Antonio Carotenuto, presente alla conferenza stampa, che confida negli organizzatori, tra i quali il promotore Lucio D'Orta e del direttore artistico Tony Romano. Si tratta del primo evento di rilancio del nostro comune dopo i disastrosi eventi dello scorso novembre. I commercianti ne hanno bisogno e mi auguro che la manifestazione abbia il giusto seguito. Vediamo il servizio. È stato prima durante la conferenza, ripeto, il Comune di Casamicciola è lieto di ospitare questa manifestazione, di patrocinarla in pieno e, come dicevo sempre, confidiamo moltissimo negli organizzatori, nel direttore artistico, nell'associazione dei commercianti, perché è un primo momento di rilancio per Casamicciola, un momento particolare di cui i commercianti hanno bisogno di riavviare le loro attività e di rilanciare il turismo per Casamicciola. Sempre come dicevo, sono messi tutti quanti sul banco di prova. In questo momento il Comune di Casamicciola osserva gli organizzatori, sono loro i protagonisti, del rilancio delle loro attività, dell'immagine di Casamicciola, del turismo e della nuova cultura. Quindi su di loro confidiamo moltissimo e spero che questo sia uno dei primi eventi di una serie di altri eventi importanti che possono rilanciare Casamicciola. No, per ora purtroppo non siamo riusciti ancora a fare una programmazione degli eventi. Le elezioni si sono svolte da poco, per cui stiamo adesso appena entrando nella macchina amministrativa. Come sapete, programmare una serie di eventi anche di particolare importanza richiede del tempo. Oggi stiamo cercando un po', ecco, di dare vita a quello che è possibile nel breve tempo possibile. Una prima manifestazione importante la faremo anche il 22 luglio in occasione della festa patronale di Santa Maria Maddalena, perché per espressa volontà del sindaco e di questa amministrazione vogliamo che la festa patronale venga riconosciuta
anche a un livello che va dal di fuori dell'isola di Ischia. Ecco, quindi spesso e volentieri la festa patronale viene vista come una festa quasi secondaria, invece non è così. Quest'anno vogliamo già ripartire con una nuova idea, una nuova immagine anche della festa patronale. Poi seguiranno altri eventi, ma sono come dire, in work in progress, perché ripeto, non abbiamo avuto ancora molto tempo per, dopo l'insediamento. Buonasera a tutti, io sono veramente felice di partecipare a questa manifestazione e faremo sicuramente un qualcosa di bello. Non sveliamo il piatto, perché così può dare un po' più di curiosità e far venire le persone a trovarci. Vi posso dire solo che rappresenteremo il ristorante Il Mirto, che ci sta dando tante belle soddisfazioni, e spero di fare felici le persone che verranno. Vi ringrazio e un abbraccio a tutti. Allora, per questa terza edizione, a parte i gruppi consolidati negli anni, quindi Personal, Gigio Bass, ci saranno anche altri gruppi con la partecipazione soprattutto di Casa Micciola, di Piazza Maio, a me vicino, abita vicino a me, Tony Di Meglio, That's It Quartet, Lady and Gentlemen, che anche sono loro, uno di loro è della Sentinella, quindi insomma comunque sicuramente ci saranno. Poi c'è Salvatore Vitale anche di Piazza Maio, lui con questo bellissimo pianoforte in bianco, con le casse in bianco, lui tutto vestito in bianco, sarà una bellissima cosa. E poi oltre ci saranno altre, ma sono tutte sorprese che vi racconterò durante la manifestazione. Posso partire? Siamo orgogliosi e onorati di dire che quest'anno parte di nuovo Casa Micciola in festa, la terza edizione. Parte con uno slancio particolare, attualmente c'è una nuova amministrazione, la nuova amministrazione, e ringraziamo tutta l'amministrazione, ma ovviamente il sindaco e il capolista, e quindi lo ringraziamo colorosamente, ci ha dato una grande fiducia, ci sentiamo una responsabilità addosso particolare. Lui vuole che facciamo qualcosa di bello, oltre a volerlo è uno che si è messo vicino a noi e sta curando tanti contatti affinché la nostra manifestazione, che già fortunatamente andava bene, salga di livello e raggiunga degli obiettivi completamente molto più elevati. Infatti, come prima edizione, mercoledì 14, noi partiremo questo mercoledì 14 fino a fine estate, ci auguriamo fino a fine settembre, abbiamo come special edition, che ci sarà Tommaso Lungo, Steffa Stellato, Stella Verde, che è un orgoglio dell'isola e verrà qui a presentare, ancora non sappiamo cosa, perché è un mistero, è un segreto che poi ci svelerà, quindi vi invitiamo a venirlo a scoprire, e ci verrà a presentare questa pietanza nel modo brutto di dire street food, ma noi ci teniamo a dire street food perché queste sono le strade di Casa Micciola, e noi, un po' citando Silvestre Stallone in Rocky Balboa, il nostro ring è la strada, noi siamo dei commercianti e vogliamo che le persone vengano a ammirare in strada. E cambiamo decisamente argomento. Sono moltissimi i misteri irrisolti in Italia. Tra svaghi, sparizioni e il periodo degli attentati sono numerosi i punti interrogativi associati alla nostra storia contemporanea. A parlarne è la senatrice del PD Vincenza Rando, già vicepresidente nazionale di Libera contro le mafie. Il servizio è del nostro inviato a Roma, Luca Antonio Pepe. Vediamo. Senatrice Rando, ha appena terminato un convegno molto importante in cui l'obiettivo era di mantenere viva la memoria dei desaparecidos, un tema che ha coinvolto anche un membro del Ministero dei Diritti Umani argentino, l'ambasciatore dell'Argentina qui in Italia. Com'è andata? Ma io penso che sia andata molto bene, perché pensare e fare memoria, diciamo, di quello che è successo e ragionare sui desaparecidos e giustizia e la storia dei bambini torturati, credo che sia stata una cosa importante anche per il nostro paese, perché è significativo il fatto che grazie alle nonne, alle donne, insomma, che stanno facendo una grande ricerca rispetto ai loro minori, ai figli, diciamo, ai bambini delle loro figlie che sono stati rubati, torturati e venduti, diciamo, anche a militari che li hanno presi. Io credo che sia importante questa grande voglia di riscoprire, di fare giustizia e verità e di creare verità, e farlo qui in Italia, per
perché insomma, tra l'altro una delle cose che impressiona quando si ragiona sulla, su questo brutto, questa brutta pagina della storia è pensare che quanti nomi sono italiani, no? Molti italiani che sono stati torturatori, ma molti italiani che sono stati torturati, e questa, diciamo, alleanza con questo popolo è una cosa secondo me importante. Ecco, spostiamoci dall'Argentina all'Italia. Tante sono ancora le verità che devono ancora riemergere all'interno del contesto nazionale. Assolutamente, questa è stata, diciamo, la cosa che mi ha mosso anche, no, nell'invitare a una riflessione, perché quando non si sanno le verità su alcuni fatti importanti della democrazia del nostro paese, le mafie ne hanno tante, no? Stiamo parlando delle stragi dove c'è non solo le mafie ma le versioni nere, insomma tutto quello che ancora non è stato ancora ben delineato e ben scritto, alcuni pezzi ancora mancano, quindi io penso che il diritto alla verità in questo, da questo paese ne ha proprio diritto di conoscerla, perché ne sta, diciamo, io credo che sia proprio la qualità della democrazia, e questa cosa mi fa pensare quanto non solo i familiari delle vittime delle mafie, con le quali io ogni giorno parlo, discuto, e che hanno una necessità, non avere, diciamo, loro vogliono solo giustizia, non hanno mai chiesto altro, e quando non abbiamo, diciamo, la verità su quanto è successo, è come se tu non elaborassi mai pienamente, diciamo, quel lutto. E dall'altro abbiamo un lutto, diciamo, nazionale, quello che è fatto dalle stragi, che non è un lutto personale di alcune persone, che sicuramente lo è, di quelli che hanno perso, diciamo, i loro cari, ma è un lutto della democrazia di questo nostro paese. E questo mi fa molto pensare al fatto che dobbiamo fare ancora tanto, dobbiamo forse scrivere nel nostro patto costituzionale, nella nostra bella carta costituzionale, che il diritto alla verità è un diritto irrinunciabile, è uno dei principi importanti di questo paese. Ecco, lei è stata vicepresidente nazionale di Libera contro le mafie. Secondo lei, anche alla luce della sua grande esperienza nel settore, quali potrebbero essere i provvedimenti concreti che possono essere posti in essere per far luce sulle tante verità ancora obliate? Intanto, molto ovviamente, molti segreti di Stato dovrebbero essere ancora, diciamo... Tipo? Dovrebbero essere ancora svelati, ci sono alcuni atti che sono ancora segretati e molto probabilmente dovremmo, diciamo, cercare di togliere la segretazione, o a quelli che sono stati segretati ancora dobbiamo darne una vera, diciamo, diffusione. E per la lettura storica, non sto parlando della lettura giudiziaria, ma in questo momento credo che una delle cose più importanti, forse qualcuno dice ci vorrebbe un pentito di Stato, non più un collaboratore di Stato, non un collaboratore di giustizia, per dirci quali sono, diciamo, le connessioni, le connivenze che ci sono state, perché alcuni fatti, diciamo, di stragi di questo paese non possono essere stragi semplicemente, diciamo, organizzate e magari fatte dalle mafie, no? Se non c'era dietro un progetto ancora più ampio. Che cosa significa oggi? Che cosa si può fare? Intanto noi abbiamo una buona legislazione, dobbiamo tenercela stretta, dobbiamo, certo si potrebbe anche migliorare, però credo che sia una buona base di partenza. Un altro elemento importante per indebolire ancora di più e per far capire che è conveniente a chi sa parlare, molto probabilmente, molti forse non ci sono ancora più, molto probabilmente questo, diciamo, dovrebbe facilitare anche per queste persone, diciamo, che forse questo pezzo del nostro paese, questa storia del nostro paese, dare una mano, diciamo, a capirla, a comprenderla meglio per andare avanti, forse dovrebbe essere, diciamo, come dire, una generosa ricompensa a questo nostro paese. Credo che questo ancora è possibile farlo, lo sta facendo molto bene la magistratura, l'ultima sentenza che abbiamo diciamo, per il condannato Bellini per la strage di, diciamo, la strage di Bologna del 2 agosto, ma ci sono tanti ancora pezzi che mancano, no? Abbiamo visto i depistaggi, per esempio. Noi siamo un paese in cui tutte le stragi hanno conosciuto depistaggi, ma è possibile? Perché? Qualcuno che sa ci può aiutare a capire? Ci sono delle responsabilità politiche, ci sono delle responsabilità giudiziarie. A noi credo che bisogna, da un lato la magistratura scrive quella giudiziaria, ma noi abbiamo bisogno di avere una verità storica. Diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani.
Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il tempo sul nord Italia andrà sensibilmente peggiorando per l'avvicinarsi di un impulso d'aria fresca in quota che andrà a fondersi con questa circolazione depressionaria che si andrà poi ad approfondire proprio sul nostro paese nelle prossime giornate. Osserviamo lo zoom della nuvolosità che ci mostra come il nord Italia vedrà già una mattinata piuttosto nuvolosa con piogge, rovesci a più riprese. Infatti queste le noteremo dallo zoom delle piogge, come soprattutto il nord ovest è interessato dalle precipitazioni sin dalla mattinata, poi a seguire un po' tutti i rilievi del centro, ma anche le altre zone del centro Italia nella seconda parte del giorno verranno coinvolte dall'instabilità. Infatti osserviamo come nella grafica ci mostra un martedì piuttosto instabile sulle regioni settentrionali, con piogge, rovesci a più riprese alternate a qualche apertura nell'arco del pomeriggio soprattutto, mentre andrà peggiorando più sensibilmente sulle regioni del centro nella seconda parte del giorno, con fenomeni che localmente potranno assumere carattere di forte intensità. Per il momento la situazione resta buona sulle isole maggiori e all'estremo sud. Le temperature tenderanno a calare ovviamente sulle regioni di nord-ovest a causa della maggiore nuvolosità, ma anche per le piogge e i rovesci in arrivo. Ma per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. E anche per questa sera è tutto, vi ricordiamo l'appuntamento sul nostro sito www.nuvola.tv per tutti gli aggiornamenti. Intanto vi auguriamo buona serata.